Il Veneto, una regione dalle grandi tradizioni sportive, sta celebrando qui alla Polisportiva Terraglio di Mestre una grande festa, quella per i valoriosi campioni paralimpici veneti da poco rientrati dalle Paralimpiadi di Rio. Il Veneto ha sempre contato molto nello sport paralimpico, è sempre stato particolarmente generoso di campioni. Devo dire che ancora questa volta ha dimostrato di essere madre generosa come terra di campioni paralimpici, alcuni dei quali insomma oramai hanno travalicato nella loro fama tutto il mondo, per cui intendo ovviamente riferirmi a Bebe, ma non solo, ma anche Alex, che abita, nonostante sia bolognese, ma abita qui nel vicino Padova, Alvise, che è un monumento, Bettella, insomma dimentico qualcuno, e poi la rossa volante Francesca, insomma voglio dire, quindi da questo punto di vista non potevo non essere qua. Per raggiungere il podio e portarmi a casa queste belle medaglie ho fatto una gran fatica in ognuna, però ognuna ha un percorso bellissimo e dunque non so se siano le più belle, sono le più recenti, dunque le più fresche, le più dove le emozioni sono ancora belle, vive e indescrivibili. All'evento, organizzato dal CIP Veneto e fortemente voluto dal presidente Ruggero Villani, hanno preso parte il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, e grandi atleti paralimpici come Bebe Vio, Francesca Porcellato e Francesco Bettella. Il Veneto ha 11 atleti a Rio e sono tornati con ben 11 medaglie e 6 di questi sono saliti nel podio e quindi mi sembrava giusto e corretto, insomma, di fare una festa. Una festa che poi si allarga un po' perché oggi presenteremo anche un libro dove raccogliamo in questo libro tutti gli atleti paralimpici che sono andati alle Paralimpiadi con medaglia o senza medaglia, proprio perché non vogliamo disperdere il patrimonio e chi ha promosso lo sport paralimpico. È importante, noi ci teniamo molto ad avere ricordi di chi ha lanciato lo sport, perché oggi stiamo raccogliendo davvero importanti frutti. Una persona ogni 5 in Veneto fa volontariato, e prova ne sia che dietro poi a tutta questa pratica sportiva e vivai ci siano i volontari, ci siano le associazioni, la voglia di fare, cioè chi si alza al mattino e dedica qualche ora della sua giornata al volontariato, quindi alla comunità, e quindi anche i bambini che portano disabilità hanno comunque dei percorsi che chi più chi meno comunque gli sono garantiti l'accesso allo sport. Da Mestre per Ability Channel, Junior Ferreira e Elena Sartori.